Buonasera, bentrovati. Nuovo appuntamento con Topic. Oggi è una puntata particolare perché non vogliamo distogliere la nostra attenzione su un argomento che ci sta particolarmente a cuore: la famiglia, la tutela dei minori, insomma, la tutela di coloro che vengono considerati soggetti deboli. Perché? Perché accade che in questo periodo, purtroppo, da più parti ci sono attacchi verso bambini, genitori, insomma, coloro che dovrebbero in qualche modo essere tutelati. Allora, che cosa bisogna fare per porre rimedio a questa situazione che, grazie purtroppo ai social, sta diventando drammatica di giorno in giorno? Puntare l'attenzione e utilizzare quegli strumenti essenziali per far sì che possa cambiare il cosiddetto trend. E allora, oggi voglio approfondire questi aspetti con una gradita presenza. Lei è l'ex senatore della vecchia legislatura, ma è ora all'interno come membro effettivo di un importante, diciamo, contributo che la regione vuole dare per queste famiglie. Questo è il lavoro del CTS. Lei è Tiziana Drago, che ringrazio e saluto. Grazie a voi, sempre per l'invito. Allora, professoressa, io dicevo in apertura, bisogna fare qualcosa per evitare che ci si senta da soli e le famiglie purtroppo in questo ultimo periodo quasi lottano contro i mulini a vento. Sì, noi abbiamo, chiaramente con l'impegno anche pregresso, sapete bene quanto l'attenzione ai minori per me sia, diciamo, prioritaria, ma è importante in questo momento evidenziare proprio il lavoro di squadra che è stato realizzato appunto da questo comitato a proposito della tutela di coloro che rappresentano poi, come dire, l'espressione proprio anche dell'unione coniugale, no? Che sono proprio i figli, no? E in particolar modo quindi i minori. Il comitato tecnico-scientifico riguarda proprio il lavoro su famiglie, affari sociali e quindi l'ambito del lavoro. Scusate, io sono un po' in difficoltà per l'immagine, non so se adesso si vede meglio. Perfetto. Riusciamo, diciamo, a noi interessa il Ok. suo pensiero soprattutto, però Sì, voglio dire, no, perché apprezziamo. capisce bene che anche il contributo è importante anche Apprezziamo se la sua abbia accettato. immagine, però va bene così. Sì. Guardi, vengo fuori da un progetto Rete Senza Figli organizzato, è un progetto nazionale proprio per i minori e l'uso della rete, quindi anche l'immagine ha la sua importanza. Allora, E allora, dunque, le stavo dicendo che il io comitato è. Prego. sì, no, volevo dire, io appunto l'attenzione sul fatto che purtroppo facendo cronaca quotidianamente con i colleghi siamo costretti a fotografare una realtà drammatica perché c'è una violenza non solo, diciamo, di genere come qualcuno dice, ma anche una violenza con i bambini, con i ragazzini che sono sfagocitati dal mondo dei social, purtroppo senza avere un freno, perché i genitori sono spesso sempre più assenti, non condividono il fatto che il proprio figlio, per esempio, naviga e va all'interno di siti che poi sono siti particolari, purtroppo c'è la pedopornografia, ci sono i porno revenge porn, insomma, gente che è proprio messa lì per accalappiare questi ragazzi. Quindi quando ci sono iniziative che tendono a tutelare in qualsiasi forma i giovani, le famiglie, penso che sia notevolmente importante. Mi veniva da pensare, per esempio, all'esperienza di Mater con Don Di Noto, che è uno di quelli che da 25 anni lotta contro questo tipo di criminalità, perché chi fa questi gesti sono proprio dei criminali, senza se e senza ma. Ecco, arrivando all'iniziativa che è portata avanti dal Comitato Tecnico-Scientifico, c'è stato questo protocollo d'intesa che è stato firmato che dà importanti indicazioni.
Sì, è un protocollo di non è proprio un protocollo d'intesa, è un decreto assessoriale, cioè siamo intervenuti per via amministrativa in quanto già c'è una legge siciliana, la 10 del 2003, quindi di 21 anni fa, che lavora sulla famiglia, chiaramente è un intervento, viene chiamata infatti la legge sulla famiglia, ma nel siglare questo decreto del 5 febbraio, in verità si è fatto riferimento, non si è fatto altro che applicare quello che prevede la 47 del 2012, sempre legge regionale siciliana, che riguarda l'istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza o il garante alla disabilità. C'è un passaggio in cui proprio per il garante dell'infanzia e l'adolescenza si prevede la costituzione lì del comitato tecnico-scientifico, mentre invece oltre alla legge regionale abbiamo la 298 del 98 nazionale. Ecco, questa nazionale stabilisce proprio l'istituzione di un gruppo interistituzionale che agisca proprio contro la pedofilia e la pedopornografia. In che termini? Già solamente diciamo, i rappresentanti istituzionali che sono inseriti all'interno, ovvero abbiamo il presidente dell'osservatorio, chiaramente sulla diciamo, sociale, quindi sulla famiglia, poi abbiamo il dirigente dell'USR Sicilia, il garante per l'infanzia per la Sicilia e poi abbiamo anche delle figure tecniche che lavorano proprio per il monitoraggio, no? Di fenomeni del genere come il COSC, che è un centro operativo sulla sicurezza cibernetica che in Sicilia è diviso in COSC appunto orientale e occidentale. E, ad esempio, noi abbiamo chiaramente come referente regionale il nostro dottor Labella della Polizia Postale di Catania. Ma poi sono altre figure inserite all'interno, come il direttore stesso appunto del Comitato Tecnico Scientifico, e poi altre. Abbiamo previsto anche la presenza di tre associazioni. Chiaramente lei ha citato quella di Meter, appunto di Don Fortunato Di Noto. Non posso che dirle in maniera proprio molto esplicita e senza giri di parole che io nella stesura, diciamo, nell'elaborazione di questo testo, pensavamo proprio a questa associazione che è da 30 anni che lavora in questo campo ed è conosciuta a livello internazionale. È assurdo Infatti, come noi siciliani siamo bravi a non valorizzare le nostre risorse, cioè è assurdo veramente. è E vero, quindi io sì. leggevo, professoressa, tra le carte che lei chiaramente è stata una delle fautrici di questa legge che permetterà di attuare nuove disposizioni, voglio dire, o quantomeno attenzionare meglio quello che tutti voi avete sempre chiesto, tutti noi che siamo genitori abbiamo sempre chiesto, una particolare predisposizione a far sì che si possa emarginare questa gente che gioca con le vite anche dei bambini. Le associazioni, lo sappiamo, sono tante, fortunatamente ci sono in giro per l'Italia e le risposte sono importanti. È chiaro che poi su questo bisogna contare anche sulla caparbietà che lei ha messo a disposizione, l'assessore regionale Nuccio Albano ha accettato di buon grado, Assolutamente, no? assolutamente. Infatti, io sono rimasta veramente colpita anche dal punto di vista umano, da questa donna, questo medico che anche lei, quindi professionista votata alla politica, che proprio anche alla luce delle sue competenze ha compreso quanto potesse essere importante un provvedimento del genere. E poi la vedo, devo dire, sensibile anche per altre proposte che il CTS ha portato avanti insieme. Devo dire, poi noi, diciamo, abbiamo fatto un cronoprogramma, una serie di provvedimenti che riteniamo possano essere importanti per le famiglie siciliane, ecco. Però è chiaro che essendoci l'osservatorio all'interno dell'assessorato di riferimento, le nostre proposte vengono assolutamente condivise con loro, ecco. E da questo poi è nato, appunto, è uscito fuori il decreto che comunque sia, precisiamo, poi alla fine scelta, come dire, la decisione finale, ecco, su un provvedimento da adottare è chiaro.
in capo all'assessore, questo senza di dubbio. Però Ecco, ecco, ad esempio, professoressa, per prego. chiudere, perché siamo veramente alle battute Sì, finali, c'è prego, anche prego. il Corecom all'interno di questo gruppo di lavoro? Esatto. Sì, cioè il Corecom ha una finalità perché noi vorremmo fare tra le iniziative, che oltre che sono quelle di monitoraggio, prevenzione, eccetera, quella anche di una azione formativo-informativa, quindi anche attraverso gli organi di stampa. E quindi in questo caso mi riferisco propriamente alla regione siciliana. Però capisce bene che la Sicilia in questo momento è la prima regione d'Italia che intraprende, che diciamo dà vita ad un gruppo del genere, che ha la finalità quindi chiaramente di rafforzare questa rete a tutela dei minori. E quindi lo si può fare sicuramente prima di tutto informando le famiglie, le scuole, chiaramente devono andare di deve creare una sinergia più Ecco, proprio le forte, ecco, volevo quindi. chiedere, concludendo, professoressa, il Sì. primo step, il secondo step, insomma, che cosa volete fare ora, da domani? Ecco, cosa volete divulgare, cosa volete, diciamo, operativamente, realizzare? Intanto dobbiamo passare all'azione concreta, vera e propria, di nomina delle figure previste all'interno del decreto. E questo quindi è il primo passo da fare. Chiaramente non lo si può decidere come comitato tecnico-scientifico da soli, ma dobbiamo farlo insieme al gruppo. Io, se potessi scegliere, non le nego che farei sicuramente una campagna formativo-informativa. Intanto partiamo da quello, visto e considerato che ormai diciamo la realtà e il virtuale sono la linea di demarcazione è quasi labile, no? Allora sfruttiamo positivamente la forza mediatica, ecco, questo vorrei dire. Grazie professoressa, abbiamo iniziato noi con Spazio Notizie, quindi daremo ovviamente la Bene. eco che merita questa iniziativa e mi auguro Grazie infinite. che siano in tanti a veicolarla. Assolutamente. Grazie professoressa per essere stata con Grazie a noi. Grazie voi e complimenti. Buona serata. e buon lavoro. Grazie. Siamo arrivati in chiusura di questo spazio di approfondimento, come sempre io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento domani, sempre alle ore 18. Arrivederci.